Siamo tutti in trepidante attesa di sapere come sarà e quando uscirà la GH6. Tuttavia, oggi non è quel giorno, bensì è il giorno della rivalsa, è il giorno nel quale una macchina già leggendaria torna sul mercato rinnovando piccole cose che tuttavia la rendono indubbiamente una delle camere più interessanti su questa fascia di prezzo. Ragazzi, oggi parliamo della nuova GH5 Mark II. Hey, I know every street sign. Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale. Torniamo dopo tantissimo tempo a parlare di micro 4 terzi. Lo facciamo con una delle macchine più storiche e segnanti di questo secolo, potremmo dire. La GH4 e poi la GH5 sono state indubbiamente macchine che hanno cambiato il mondo del videomaking. E benché siano uscite la GH5S, la BGH1 e la Pocket 4K che condivide sensore con la GH5S, oggi siamo davanti a quello che forse è l'update che meno ci saremmo aspettati di vedere, ma che effettivamente è arrivato sul mercato ed è giusto parlarne, perché è molto molto importante quello che Panasonic ha fatto con questa camera e soprattutto in ottica GH6, quello che effettivamente sarà poi lei all'interno del mercato. Tuttavia, prima di iniziare col video, vi ricordo, lasciate un like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi nessuna novità. Partiamo con questo racconto della GH5 II. Ragazzi, allora, non voglio perdermi troppo nel dilungarmi tra le differenze fra la GH5 e la GH5 II. Tuttavia ci sono state molte piccole chicche che effettivamente rendono questa macchina interessante e valida per un possibile upgrade. Parleremo poi alla fine di quello che effettivamente sarà l'arrivo di GH6 all'interno del mercato, dal mio punto di vista. Ma prima di tutto voglio iniziare elencandovi un po' quelle che sono state le feature più interessanti, per poi parlare dell'aspetto streaming, che è indubbiamente la top feature di questa macchina, e poi arrivando appunto a discutere della GH6. Allora, partiamo un po' dal design. È stato leggermente rivisto avvicinandolo un po' di più a tutta quella che è la serie G, nel senso che si avvicina molto alla G9, nel senso che è praticamente identica alla GH5S. Tuttavia le piccole chicche migliori che sono state fatte a livello puramente estetico sono il grosso tasto REC appunto sulla parte destra, la ghiera qua con una piccola rifinitura rossa che appartiene appunto già al modello S, ma in realtà le due grosse modifiche sono state il mirino, che adesso è da 120 fps al posto che 60, e lo schermo, che sì, sempre tiltabile, classico, come già lo conosciamo di casa Panasonic, ma adesso è da 3 pollici al posto che da 3.2 pollici e ha una risoluzione leggermente migliorata. Passiamo dall'1.62 milioni di pixel agli 1.84. Nulla di trascendentale, ma lo rende anche un po' più luminoso Panasonic e quindi effettivamente durante il giorno si gode di un'esperienza tutto sommato migliore, piccola chicca che comunque ci fa super piacere. Per quanto riguarda la parte di connettività non abbiamo grosse migliorie, tuttavia c'è sempre la grossa porta HDMI standard, super apprezzata. Arriva la ricarica tramite cavo USB-C, stra apprezzata perché ci permette di utilizzare la macchina senza batteria fantasma, ormai basta collegarla con un power bank o con qualsiasi altra cosa, e poi abbiamo ovviamente cuffie e microfono. Mi fermo subito sul microfono perché sono state fatte delle piccole migliorie anche qui. È stato lavorato meglio la preamplificazione del microfono interno della macchina, quindi anche quando connettete effettivamente un microfono potete andare a lavorare sui dB con cui la macchina preamplifica quel microfono, e ora si può scendere molto di più arrivando a meno 18 dB e oltre, quindi questo ci permette di avere un'esperienza decisamente migliore, cosa che con Panasonic, se aveva o troppo basso o troppo alto, insomma, si riesce ad avere una correzione decisamente più interessante. Abbiamo poi un doppio slot come sempre, che ora passa da essere UHS1 a essere UHS2 su entrambi gli slot. Ora possiamo utilizzare le V90 e sfruttarle al massimo per la caratteristica tecnica più importante, che appunto il 4K 60 fps non croppato 420 10 bit interno senza limiti di tempo, il che permette effettivamente di avere un'ottima esperienza con questa macchina. Certo, avremmo forse preferito il 422? Sì, c'è sui 25 fps, ma finalmente abbiamo il 60 no crop, molto molto interessante grazie a quello che è effettivamente l'unica vera miglioria dal punto di vista proprio di scheda tecnica hardware interna, cioè il nuovo processore, perché il sensore rimane lo stesso della GH5, quindi la qualità d'immagine è quella che già conosciamo, semplicemente delle piccole chicche in più. Ci viene poi data la possibilità tramite il cavo HDMI di avere una registrazione esterna, non in ProRes RAW purtroppo, o almeno si spera che Panasonic con un update ce lo permetta, ma bensì comunque simultanea, quindi possiamo registrare sia sulle nostre SD che appunto su un Atomos esterno, cosa molto molto utile per chi ha deciso magari di fare un backup o già i proxy in macchina con un formato minore. Tuttavia, macchina che importa anche appunto il modello H265 per quanto riguarda i formati, super super utile perché all'interno della macchina troviamo già il log, a differenza della GH5 che ci costava 100 euro in più doverlo scaricare e installare, qui lo troviamo già integrato nella macchina, quindi fondamentalmente risparmiamo tra grosse virgolette 100 euro. Per quanto riguarda l'esperienza dei tasti non ci siamo mossi da lì, troviamo tutte quante le cose che già conoscevamo, se non il tasto del picture profile, ora molto più comodo e accessibile da qui, che tuttavia può essere cambiato come meglio volete. Cosa che cambia ulteriormente, batteria,
nuova che passa da 1860 mAh a 2200, che ci garantisce leggermente un po' più di registrazione, che va decisamente meglio su una macchina così, ma appunto vi ricordo che potete caricarla e utilizzarla tramite il cavo USB-C. Passiamo ora alle piccole chicche, quelle piccole cose che effettivamente però nell'utilizzo di tutti i giorni possono fare la differenza. Ora, sul monitor possiamo finalmente avere la cornice rossa che circonda tutta quanta la nostra schermata durante la registrazione, cosa super super utile per chi come me appunto fa YouTube, e la schermata invece blu di contorno quando invece siamo in streaming, ma ne parleremo fra un po'. Possiamo poi mettere finalmente i vettroscopi, il waveform eccetera eccetera sul monitor e regolarne la grandezza, e questa cosa qua è super utile per chi decide appunto di fare tutto in macchina e utilizzare il vlog come vi ho detto prima. Sempre per quanto riguarda un discorso di esposizione, possiamo settare due zebre, cosa molto molto utile, una dedicata magari alla luce, quindi settarla a 100 più, e l'altra invece dedicata allo skin tone, quindi abbassarla magari a 75-80, e sullo schermo le vedremo appunto contemporaneamente, una con una diagonale da una parte, una con la diagonale dall'altra, cosa super super utile per appunto esporre ancora più correttamente la nostra immagine. Ultima piccola chicca riguardante il profilo log: non è quello che troviamo su BGH1, bensì quello della GH5.1. Chissà se magari in un futuro grazie al nuovo processore venga fatto un upgrade, però al momento è la versione vecchia che ha leggermente una gamma dinamica più bassa. Comunque parliamo di un 12 stop, niente niente male. Il sensore non è nuovo, come vi dicevo, ma c'è un filtro sopra che permette di ridurre i riflessi in ingresso della macchina. Il problema è che sulla GH5 si aveva a volte, e quindi è un'aggiunta in più che rende l'immagine decisamente migliore, specie per chi la usa tanto tanto in controluce. Piccola altra aggiunta per quanto riguarda il discorso anamorfico: finalmente è possibile utilizzare il pieno sensore, quindi con un 6K fondamentalmente, che poi viene appunto strecciato per avere un 4K anamorfico praticamente perfetto, cosa super utile per chi decide di utilizzare la GH5 2 con magari le Siriu in alcuni casi, oppure appunto con ottiche anamorfiche adattate. Comunque trovate tutto quanto all'interno della macchina nei menu, che sono decisamente super 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 comodi. Ma finito appunto questo excursus per quanto riguarda le migliorie generali della macchina, voglio soffermarmi su un aspetto per me fondamentale. Come sapete, l'autofocus delle Panasonic non è mai stato incredibile. Indubbiamente la serie S ha portato degli upgrade non poco interessanti. Io non ho ancora mai provato l'ultimo upgrade della S5, ma questa GH5 2 mi ha effettivamente sorpreso. Prendiamo con le pinze questa affermazione e capiamola un po' meglio. Parto subito dicendo che non siamo né ai livelli di Sony, né di Nikon, né di Fuji. Qui ancora Panasonic è ferma alla scelta di utilizzare solamente il fuoco a contrasto, quindi manca quello di fase. Tuttavia speriamo davvero che con la GH6 si cominci a vedere un bagliore di rinnovo per quanto riguarda questo sistema. Ma c'è da dire che effettivamente tutta la nuova parte di machine learning introdotta con il nuovo processore si fa vedere, e questa macchina ha un buon autofocus. Con un ma. Il ma è sempre il solito: a 25 fps si ha un autofocus discreto, utilizzabile ma non affidabile, e pertanto viene a meno a mio avviso la possibilità di poterlo utilizzare. A 50 fps invece si possono avere dei grandi risultati. State vedendo qualche immagine girata con questo mostro qui, che è il 100-400 Panalaika, una lente decisamente importante, perché parliamo di un 200-800, quindi qualcosa di molto spinto, che oltre ad avere una stabilizzazione pazzesca, con il nuovo sensore stabilizzato a 6.5 stop, a differenza di 5.5 del modello precedente, la combo che si ha con questa lente qua e la stabilizzazione elettronica sempre presente sulla macchina sono veramente qualcosa di incredibile. Si può girare a mano libera 800 mm senza avere quel micro mosso fastidioso, lo state vedendo, è incredibile. Ma appunto, anche con una lente del genere si ha un autofocus decisamente interessante, decisamente veloce, reattivo, ma soprattutto capace di seguire più soggetti e di darci la possibilità di switchare su quello che vogliamo utilizzando appunto lo schermo touch. State vedendo un po' quello che è il resoconto, l'estratto dal punto di vista del Ninja 5 che ha registrato lo schermo, in modo che vediate come tracca l'immagine. Ora, ci sono ancora un po' di piccoli difetti: si ha un po' quell'effetto di hunting decisamente presente in molti casi nella GH5 Mark 1, ovviamente presente qui nei 25 fps, ma tuttavia gestibile e controllabile per quanto riguarda i 50 fps anche in 4K, in 420, 10 bit, quindi col formato migliore possibile, ma che ovviamente è stato ottenuto proprio grazie alle due lenti che ho utilizzato. La prima, il 10-25-1.7 di Panasonic, una lente pazzesca che forse va un po' a sostituire il leggendario 18-35 Sigmart adattato. Ecco, finalmente abbiamo una lente da installare direttamente sulla macchina. Certo, non abbiamo poi il rapporto al full frame eccetera eccetera che ci dava il Metabons, ma questa può essere una soluzione all in one che ci permette di sfruttare finalmente un po' l'autofocus. La seconda lente che ho utilizzato, vi dicevo prima, è il 100-400, che mi ha mandato tra l'altro foto Diego, che ringrazio in maniera incredibile per quello che ha fatto, e vi lascio ovviamente tutte le informazioni in descrizione se volete andarlo anche voi a acquistare
con un piccolo sconto. Detto questo, passiamo all'ultima parte, streaming. Allora, la parte di streaming funziona bene. Devo dire che funziona veramente, veramente bene. L'unico bug che ho avuto è legato al nome della rete Wi-Fi. Io non riuscivo ad accedere perché si può solamente chiamare la rete Wi-Fi senza accenti. La mia rete di casa si chiamava Simone, cioè Wi-Fi. E quindi quell'accento lì causava un problema. Quindi se vi dovete connettere a una rete o generare una rete tramite hotspot, e l'ho fatto con l'iPhone e funziona, chiamatela senza accenti. So che è una piccola cosa che probabilmente avrò fatto solo io in tutto il mondo, ma è un bug e purtroppo fa crashare la connessione e non vi permetterà di connettere. Tuttavia funziona davvero bene. Ci si può connettere al momento a YouTube, Facebook o a una chiave streaming direttamente. Questo è stra utile, a mio avviso, per chi fa magari contenuto giornalistico, eccetera, e ha bisogno di trasmettere segnale magari a un server privato. Ecco, può tornare super utile. Per quanto riguarda Facebook, al momento io sono riuscito solamente a trasmettere sul mio profilo personale, perché non ti fa accedere a Facebook e switchare il tuo account su una pagina o su un gruppo, magari verrà implementato più avanti, mentre su YouTube ti riconosce tutti gli account Google, quindi potete decidere su quale account fare effettivamente la live. A livello di qualità devo dire che ci siamo trovati molto molto bene, con una rete 2.4 GHz, perché era quella che volevo testare io, perché 5 GHz magari dava dei vantaggi in più, il segnale è ottimo. Certo è che è ottimo con quello che è il flusso meno potente, cioè un Full HD a 25 fps a 6 megabit massimo di bitrate. Ora, per quanto mi riguarda va benissimo, state vedendo lo screen della live, funziona alla grande. L'audio è molto buono e devo dire che il ritardo più o meno è di 5 secondi. Tuttavia quello che abbiamo notato è che se ci fosse mai una disconnessione o un piccolo problema, tipo entrate nei menu per sbaglio e la macchina va in stop e deve far ripartire la live, abbiamo avuto dei problemi a farla ripartire senza dei salti o dei cali di frame. Quindi la cosa che vi posso consigliare è: settate bene la macchina, perché sì, potete cambiare temperatura, ISO, diaframma, eccetera, ma se entrate nei menu per sbaglio può succedere veramente il casino, e l'unico modo è stoppare la live e farla ricominciare, che non è il massimo su un canale YouTube e via dicendo. Tuttavia questa cosa funziona molto bene sia tramite l'applicazione di Panasonic dedicata, sia su quella del computer, sia direttamente dalla macchina, perché potete effettivamente connettervi direttamente dalla macchina a una rete e far partire lo streaming. Certo è che vi consiglio comunque il telefono, perché inserire tutti i dati a mano sullo schermo, che usa ancora il T9 come tastiera, non è il massimo dell'esperienza, però un telefono credo che tutti coloro che fanno streaming ce l'abbiano. Il punto qui qual è, a mio avviso, e mi avvicino alla fine di questa recensione? Mi chiedo quanto sia utile in primis lo streaming direttamente in macchina. Ora, sembra una feature interessante, ma ho pensato a un utilizzo un po' più professionale, e chiunque passerebbe comunque sempre utilizzando magari un PC portatile come regia, o quantomeno se serve velocità e rapidità, alla fine un telefono è quello che ti porta a casa il risultato migliore, evitando appunto i rischi di una macchina che può finire la batteria, è molto più scomoda, si deve zoomare, tenere il fuoco, eccetera eccetera eccetera. Ora, magari ci saranno persone che effettivamente troveranno un utilizzo super utile per questo tipo di funzione, però in realtà credo fortemente, per esperienza personale, dopo aver lavorato per un anno e mezzo all'interno del mondo delle news e di quello che è effettivamente fare dirette sul campo, che chi lo farà a livello professionale non utilizzerà questo sistema, e chi invece avrà bisogno di una macchina per fare una streaming ma dovrà magari gestire anche solo una chat tramite un computer, alla fine passerà da OBS e magari utilizzerà proprio la GH5 connessa però con una scheda di acquisizione, o appunto direttamente usando il cavo, utilizzando poi l'app di Panasonic che aveva già creato per il Covid appunto, e quindi dare la possibilità di streamare ma gestendo il flusso in maniera separata e passando per una regia, cosa che ritengo molto più utile nel complesso. Quindi una funzione che sì, figo che ci sia, ed effettivamente una delle prime macchine che porta questa introduzione sul mercato insieme alla 1 e all'aggiunta dell'Xperia Pro da parte di Sony, ma che sono due cose un po' diverse. Ma tuttavia mi sembra un po' una funzione gimmick che trova il tempo che trova. Ecco, diciamo che non mi ha fatto così mettere le mani tra i capelli. Tuttavia, complimenti Panasonic invece per l'auto autofocus. Speriamo davvero che la GH6 introduca quello che si spera, cioè effettivamente un autofocus a fase che sia leader nel mercato, come stanno già facendo gli altri brand. Per arrivare a una chiusura, però, voglio un attimino mettere sul tavolo la presenza della GH6 che incombe. Siamo di fronte a una macchina che al lancio dovrebbe più o meno stare intorno ai 1700 euro solo body, contro i 1400 solo body che si trova ancora sullo store o comunque sui siti autorizzati della GH1. Troviamo il vlog, le promozioni, eccetera. Sta di fatto che arriviamo fondamentalmente ad avere una differenza di 300 euro
tra una e l'altra. Questo upgrade vale l'upgrade della macchina? Secondo me, se avete già una GH5, non vale la pena passare alla Mark II. Se non avete nessuna delle due e volete prendere una macchina, ovviamente quei 300 euro in più, secondo me, ne valgono la pena. La GH5 Mark II è decisamente più performante in tutte, quelle piccole chicche sono state risolte. Certo, c'è anche da dire che per chi non vuole l'autofocus, la GHS o la Pocket 4K, che con cui condivide il sensore, rimangono indubbiamente le scelte Mico 4 terzi più interessanti. Per chi invece vuole qualcosa tipo boxcam, abbiamo sempre la BGH1, che è indubbiamente una macchina diversa, ma che condivide comunque le stesse funzionalità. Il problema rimane la GH6, ragazzi. Il problema rimane che la GH6 arriverà entro la fine dell'anno, il problema rimane che sarà una macchina indubbiamente più performante. L'unica cosa che mi viene in mente ora, rispetto a quello che sappiamo, cioè il 5.7K interno, la possibilità di fare il 4K 60 10 bit 422 sempre interno e via dicendo, le poche piccole cose che si sanno su questa 6 effettivamente mi fanno dire, a meno che questa 6 non costi 2.500 euro, ha poco senso al momento prendere questa macchina per poi sapere che il prossimo modello effettivamente sarà migliore in tutto. Certo è che magari sarà migliore in tutto solamente sul lato video, e magari Panasonic deciderà di mettere un sensore da 14 megapixel dual ISO solamente per il video, e la GH5 Mark II rimarrà comunque la soluzione fotografica per chi decide ancora di scattare in micro 4 terzi per sfruttare il fattore di moltiplicazione, e quindi appunto deciderà di prendere lei piuttosto che la GH6, che sarà molto videocentrica da quanto sembra o da quanto si dice. Ecco, poi non si sa ancora nulla, vedremo quando uscirà. Tuttavia, complimenti Panasonic, mi trovo davvero a distanza di anni a elogiare quello che è un Mico 4 terzi, che sapete non è il sensore che io amo, ma che effettivamente è stato sviluppato in maniera veramente veramente interessante, e ora in maniera diversa si pone nuovamente in contrasto forse con quella che è la Pocket 4K, forse la Mico 4 terzi per eccellenza al momento, portando delle serie migliorie soprattutto dal lato autofocus che la rendono molto interessante. Speriamo tuttavia che con futuri upgrade si possa vedere il ProRes RAW in esterna su questa macchina e il Blackmagic RAW, dato che appunto l'S5, l'S1 eccetera eccetera l'hanno appena portato con un update. Secondo me Panasonic ci ha abituato bene e sono sicuro che grazie al nuovo processore possano portarlo senza problemi. Detto questo, ringrazio ancora Panasonic Italia per avermi mandato lei e anche il 1260, che ho utilizzato poco ma c'era pure lui. Foto Diego per il 100-400, che è stato super utile per fare i test di autofocus e poter zoomare a dei livelli che non avevo mai fatto prima. Ragazzi, come sempre in descrizione tutte le informazioni, qualche piccolo file rosso se volete vedere un po' la qualità del sensore da 20 megapixel. Penso di aver detto tutto, è un video pieno e denso di informazioni, ma era giusto raccontarvi la macchina per quello che è, un piccolo update tecnico, ma che indubbiamente rende una macchina già leggendaria nuova, ambientata nel 2021. Da Simone ciò è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video.